Buongiorno amici criptoinvestitori, ben ritrovati a tutti quanti. Oggi non voglio fare un video tecnico, un video istruttivo, niente del genere. Voglio semplicemente intavolare con voi un discorso, una conversazione e darvi uno spunto di riflessione. Questo spunto di riflessione è un po' ispirato, se vogliamo, agli eventi dell'ultimo periodo e al sentimento di mercato, il sentimento che pervade il mercato nell'ultimo periodo, che è un po' di sconforto, no? Lo vedete dai grafici. I grafici parlano chiaro, fanno vedere un prezzo indeciso che canalizza, triangola con i volumi in contrazione, sempre più bassi, insomma ci sta dicendo che c'è poco interesse nel mercato stesso. E io lo vedo anche semplicemente dalle mie statistiche, vedendo le statistiche dei miei canali social, vedo che insomma le interazioni diminuiscono rispetto a quando magari ci sono i movimenti di prezzo in salita piuttosto che i boom mediatici, e anche per me anche quello è un grosso indicatore. Comunque il discorso è che c'è molto sconforto, c'è poco interesse calante, e questo mi porta a proporvi una riflessione. Pensare rispetto all'ultimo ciclo di mercato, perché tra l'altro abbiamo capito che questo mercato si muove a cicli, o quantomeno finora si è sempre mosso a cicli. Non me la sento di generalizzare sul futuro perché sarebbe una colpa. In ogni caso, il mercato sale, scende, spesso lo fa molto in fretta e poi si deve riprendere dall'ultimo ciclo, quindi dal grosso movimento di salita e correzione. Ora lo sta facendo, l'ha fatto anche un po' di anni fa e continua a farlo in maniera in successione, insomma. L'ampiezza, la lunghezza di ogni ciclo, il prezzo iniziale, prezzo finale, che sia più alto o più basso, dipendono tutti da una serie di fattori, che sono fattori legati un po' all'avanzamento della tecnologia, al contesto del momento e a vari fattori che permettono l'esposizione di questa tecnologia e delle criptovalute stesse a un certo numero di persone. Naturalmente, maggiore è l'esposizione e il coinvolgimento delle persone, più sale la domanda e più sale il prezzo. Questa è economia elementare. Attualmente ci troviamo in una fase dove, come vi stavo dicendo prima, c'è un forte sconforto, un forte allontanamento del pubblico, una diminuzione dell'interesse generale. Se ci pensate, a dicembre tutti chiedevano che cos'è il Bitcoin, erano tutti interessati, adesso poca gente lo è, e se chiedete in giro, sì, ne ho sentito parlare a dicembre, ma è probabilmente una truffa per perdere soldi. Questa è, credo, l'opinione media di chi non conosce la tecnologia, che è la stragrande maggioranza delle persone. In ogni caso, sto divagando un po', volevo concentrare la vostra attenzione sul fatto che, nonostante il sentimento sia un po' così altalenante, tendente allo sconforto per l'appunto, abbiamo ottenuto dei grossi traguardi in termini di adozione, in termini di miglioramento della tecnologia, in termini di, come si può dire, avanzamento dell'ecosistema stesso della blockchain, perché siamo stati riconosciuti, siamo stati insomma citati da persone autorevoli in maniera legittima, in maniera ufficiale, e questo è un grosso avanzamento, a mio parere, rispetto al punto in cui ci trovavamo anche semplicemente l'anno scorso, che eravamo ancora avvolti da quell'ombra, senza regole, senza le persone importanti che avevano quasi paura di toccare l'argomento perché non sapevano come fare, non sapevano con che cosa avessero a che fare. E questo è un grosso passo avanti. E quindi io volevo concentrare proprio l'attenzione sul fatto che spesso e volentieri i fondamentali e il prezzo sono un po' in dissonanza. Però io credo che se uno è un investitore che crede davvero in quello in cui sta investendo, in questo caso blockchain, criptovalute che sono legate a doppio cappio, spesso si dice la blockchain non c'entra niente con le criptovalute, una è una cosa, una è l'altra, è vero, però sono veramente legate a doppio cappio, non esiste l'esistenza di una senza l'altra praticamente. E quindi, anche se il prezzo è un po' in diminuzione, io vorrei che vi concentraste sul fatto che rispetto a anche semplicemente un anno fa, prendiamo un anno fa come punto di riferimento, con Bitcoin che stava a più o meno un terzo del prezzo a cui si trova adesso. Cos'è cambiato? Allora, in primis, come abbiamo detto, la legittimità, che è un discorso fondamentale a mio parere. Fondamentale perché ci permette di essere
trattati in maniera più ufficiale, in maniera più nero su bianco, insomma, ovvero gli economisti hanno parlato di criptovalute blockchain, al G20 hanno parlato di criptovalute blockchain, il governo americano, nel congresso americano ne hanno parlato, i grandi di praticamente tutte le nazioni del mondo ormai hanno avuto in bocca almeno una volta la parola blockchain o la parola bitcoin. E questo è un grossissimo risultato, perché se ci pensate, prima appunto eravamo un po' avvolti dalla nebbia, nessuno sapeva bene cosa dire, adesso molti stati si sono espressi pro o contro, per fortuna la maggior parte si è espressa pro, perché hanno capito la potenzialità che c'è dietro a questa tecnologia, a questo ecosistema. E tutto questo ha legittimato, ha posto basi solide per la costruzione di nuove effettive istituzioni anche nel campo blockchain. Coinbase sta diventando una di queste, che è in contatto con gli enti regolatori, con l'SEC, per fare ciò che più si avvicina ad una banca, effettivamente fare le veci di un qualcosa di molto simile a una banca nel mondo blockchain e criptovalute. Tutto questo, se ci pensate, pone delle grosse basi. Perché? Perché possono nascere piattaforme ufficiali, nel senso che operano in maniera rispettosa dei canoni dati dagli enti di vigilanza finanziaria, come può essere l'SEC, il FINMA, piuttosto che quello di ogni stato a seconda di dove si opera. Quindi vediamo appunto, ad esempio, ho fatto l'esempio di Coinbase, che insomma ha fatto dei grossi passi avanti perché ha espanso la sua piattaforma su come organico, come liquidità, sta pianificando di mettere dentro degli altri asset, sta pianificando lo sbarco sul mercato giapponese, insomma tutto ciò in compliance per l'appunto con le regole dell'SEC, che è una cosa fondamentale perché gli permette di operare in assoluta sicurezza, dando sicurezza A a Coinbase, B agli utenti di Coinbase, che sanno che stanno operando secondo le regole, quindi non devono temere nulla. Altra cosa, i progressi che sono stati fatti dalla tecnologia blockchain stessa, quindi rispetto all'anno scorso, che c'erano ancora molti progetti in stato embrionale, c'era il boom delle ICO, che insomma qualsiasi cosa facesse un ICO riceveva valanghe di dollari, ormai non è più così, il mercato è maturato. Le persone hanno capito che c'è una grossa quantità di scams in questo mondo e che i progetti di valore sono pochi. Ci sono migliaia, migliaia, migliaia di token, dei quali il 99% sono totalmente futili. Ce ne sono alcuni invece utili, ed è quello il bello, che si stanno sviluppando progetti effettivamente utili, con dietro delle menti, con dietro delle aziende e delle persone effettivamente competenti. Ci sono piattaforme alternative in via di sviluppo, non c'è più soltanto Ethereum come era l'anno scorso, ma stanno nascendo, stanno lanciando le loro piattaforme ICO, delle nuove per l'appunto platforms, delle nuove blockchain quindi. È nata da poco EOS, adesso salterà fuori Cardano, poi abbiamo Stratis, abbiamo Komodo, abbiamo Icon, abbiamo Stellar, c'è veramente un ecosistema molto molto più ampio e c'è spazio per tutti, perché ogni settore ha bisogno di caratteristiche particolari, quindi da lì sorge la necessità di nascita di piattaforme specializzate in qualcosa. Quindi esiste davvero un ecosistema vario, misto, di collaborazione piuttosto che di competition. Ethereum stessa, che è la platform, si sta evolvendo per far fronte alle necessità evidenti ormai di scalabilità, che è il suo grosso limite fondamentalmente, e il dover affrontare la scalabilità è già di per sé un indice di espansione di questa tecnologia, di maggior utilizzo. Il fatto che sia necessario velocizzare le transazioni, velocizzare il throughput della piattaforma, significa che l'utilizzo è aumentato, quindi i fini pratici della piattaforma stessa si sono moltiplicati, quindi questa è un'altra cosa positiva. Un altro fatto che mi fa ben sperare, e davvero per me è una cosa che conta tantissimo, soprattutto dal punto di vista dei miei investimenti a lungo termine, perché per me la blockchain è soprattutto quello, vi dico la verità, nonostante mi diverto un po' col trading, per me soprattutto è investimento. E il fatto che
vedendo, l'ho già detto anche in qualche video passato, ma ultimamente mi stanno arrivando tantissime mail, ma già da tempo, di canali, di siti di trova lavoro anche all'estero, di startups piuttosto che di varie aziende di vario tipo, soprattutto all'estero, anzi, mi stanno arrivando un sacco di mail che mi suggeriscono: se hai esperienza nel campo blockchain, aggiungila al tuo curriculum, perché c'è il boom di richieste in questo settore. Ed effettivamente, andando a guardare, sia di aziende di Silicon Valley, di informatica, di economia, investimento, piuttosto che appunto i capitali, i fondi, tutti stanno cercando persone che abbiano qualifica di blockchain engineer, piuttosto che esperti di criptoeconomia, piuttosto che per l'appunto specializzazioni inerenti a questo settore. Questo per me è uno dei segnali più forti di tutti sul fatto che stiamo andando in questa direzione. Le aziende ci credono, credono che sia necessario adattarsi a questa tecnologia, perché sarà rivoluzionaria in metodi, in modi che probabilmente noi ancora neanche immaginiamo e conosciamo, perché sappiamo a che velocità si muove questo mondo. Per farla breve, il mio discorso è: abbiamo fatto dei grossi passi avanti, possiamo guardare indietro all'anno scorso e dire: ah, prima eravamo qui, adesso siamo qui, siamo più avanti in tutti i sensi, in quelli che abbiamo detto fino a poco fa, che è veramente un qualcosa di innegabile. Quindi per un attimo cerchiamo di dimenticare il prezzo, che è figlio purtroppo della fallacia umana, perché la natura umana è imperfetta, porta a sbagliare, è uno dei capisaldi del trading, che non bisogna seguire il proprio istinto, perché altrimenti si sbaglia, si cade nelle più classiche trappole della FOMO, della FUD, del panic selling, e va a finire che si perdono un sacco di soldi. Quindi non facciamo l'investitore, non voglio neanche chiamarlo investitore, lo sprovveduto medio, perché è così che sente parlare di Bitcoin in televisione, vede che sta salendo a dismisura, allora ci vuole saltare dentro a tutti i costi e lo fa, e poi appena vede che crolla scappa via a 100 all'ora, perché quello è la causa di quei movimenti di cui parlavamo poco fa, di espansione e contrazione del mercato di Bitcoin e delle criptovalute, che poi portano a quelle zone, cioè a quelle esplosioni nucleari che sono le correzioni, a cui seguono poi delle zone di contaminazione nelle quali effettivamente il mercato fatica molto a riprendersi. Sono degli andamenti poco sani per chi c'è dentro, perché purtroppo gli vengono dei colpi al cuore che vedi i prezzi orbitare in alto e in basso ogni giorno. Chi specula magari si diverte anche alle spalle di chi non sa nulla, però fondamentalmente la grande maggioranza delle persone credo che non sia molto contenta di queste esplosioni insane, perché uno magari vuole investire appunto nella tecnologia. Però bisogna dimenticarsele se si ha davvero questa visione di investimento a lungo termine. Lungo termine non vuol dire un mese, due mesi, vuol dire da qui a 10 anni, da qui a 20 anni. Uno magari dice: io voglio costruirmi una piccola pensione integrativa nella quale faccio una piccola scommessa, ci metto un po' di soldi lì e me ne dimentico. Quello è un ragionamento sensato, che però appunto dovrebbe allontanarci da questo discorso del continuare a guardare i prezzi, perché bisogna ogni tanto guardare, anziché il grafico dei prezzi, guardare l'effettivo avanzamento della tecnologia, ed è quello che ci deve far capire se vale sempre la pena investirci oppure no. E la risposta secondo me è sì. Quindi, detto in parole povere, dimenticate per un attimo le vostre emozioni, il vostro ma c'è poco interesse, ma è meglio uscire perché poi scende di più, e poi allora esco adesso e compro quando è più in basso per poi vendere quando è in alto. Quello lo dovete fare se avete intenzione di speculare, e dovete farlo con tutta un'altra mentalità, quindi non quella di cui abbiamo discusso poco fa. C'è l'analisi tecnica, ci sono alcune strategie ben precise, bisogna seguire quelle. Se invece si vuole investire, nel senso che uno non vuole essere stressato da compro, vendo, sale, scende, allora uno deve rilassarsi un po' e pensare a tutti i passi avanti che abbiamo fatto, perché io credo veramente, la grandissima parte, la quasi totalità davvero del mio capitale sulle cripto ce l'ho in holding, e lì rimarrà, non me la tocca nessuno, a parte casi eccezionali in cui mi faccio tentare da alcune piccole mosse, però in ogni caso non erodo il mio capitale.
e vi incentivo a fare lo stesso se credete davvero in questa tecnologia. Dimenticate le voci di corridoio, dimenticate il sentimento di mercato generale e pensate concretamente a quello che vi ha portato ad investire qui dentro, sperando che non sia il boom del 2010, di fine 2017. Niente, tutto qui. Voi cosa ne pensate? Ditemi un po' la vostra opinione. Pensate anche voi che questa tecnologia sia effettivamente il futuro, oppure siete qui solo per speculare e non vi interessano neanche queste riflessioni, piuttosto che, non lo so, ditemi un po' che cosa ne pensate, perché mi piacerebbe intavolare una discussione in questo senso, perché penso che sarebbe molto costruttiva sia per chi ci segue, chi mi segue, che magari è stufo di sentir sempre parlare di compravendi, RSI, piuttosto che entry, exit, grafici. E ogni tanto ci vuole anche qualche discorso di incoraggiamento per gli investitori che non hanno voglia di fare i trader, perché hanno tutto il diritto di essere informati a dovere. Quindi intavoliamo questa discussione. Cosa ne pensate voi di tutto ciò? Vi lascio con questa domanda e spero di sentirvi numerosi. A presto ragazzi, buona serata.